Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono Brever King Magic e questo è un video molto particolare, un video diverso dal solito, farò comunque un effetto magico, ma vi parlerò di Criss Angel e dell'esperienza che io ho avuto. Ma prima di tutto volevo farvi vedere lo spezzone della intervista quadrupla che ho fatto e ho risposto: se hai un illusionista preferito, ho detto Criss Angel tutta la vita. Alcuni mi hanno chiesto su Instagram come mai Criss Angel e qui vado a spiegarvelo un pochino. Ma detto questo, vi faccio vedere lo spezzone e sigla! Hai un illusionista preferito? Criss Angel tutta la vita. Ok, come avete potuto ben vedere, ho proprio esclamato Criss Angel tutta la vita. Perché Criss Angel? Sono stato in America, sono stato a Las Vegas nel ormai lontano 2014. Infatti qua potete vedere l'immagine del cartellone di Las Vegas, Welcome to Las Vegas, Nevada, e subito qui un'altra foto che ho fatto della Boulevard di Las Vegas. Ok, adesso qua vedrete io con David Copperfield. Sì, qua ero all'MGM di Las Vegas, ma David Copperfield non c'entra. Quindi vi faccio vedere dove ho soggiornato ed questa è la prima foto del Luxor. E questa è la seconda foto del Luxor. Luxor è un hotel che ho scelto proprio perché tutte le sere Criss Angel si esibisce in quel hotel di Las Vegas. Purtroppo non l'ho incontrato personalmente, ma ho visto il suo show. Quindi all'interno dell'hotel di Las Vegas potete vedere, adesso vi metto l'immagine, che c'è la sagoma, o meglio la ricostruzione di Criss Angel che lievita, perché lui è molto noto per la lievitazione. Infatti ci sono molti video dove lievita. Detto questo, vi faccio vedere i due cartelloni di Believe, che era il suo spettacolo di allora nel 2014. Questo è il primo cartellone e questo è il secondo cartellone. E poi ovviamente, non avendo potuto farmi la foto con Criss Angel, perché non l'ho incontrato come vi ho già detto, ho fatto la foto di fianco al cartellone e la potete vedere. E effettivamente ero molto più giovane nel 2014, 7 anni fa, si sentono. Comunque ragazzi, invece questo che potete vedere è l'ingresso dello show. Ovviamente andando a Las Vegas, andando a soggiornare al Luxor, andando a vedere uno spettacolo di Criss Angel, potevo non portare dei souvenir, quindi ho preso tipo una tazzina, che poi è un bicchierino da whisky da amaro, con Criss Angel Believe. Dietro c'è il teschio composto dalle scritte e un portachiavi che ormai è rimasto solamente questo senza nient'altro, Criss Angel Believe, e qui Reality is just a delusion. Quindi questo è l'altro portachiavi. Ma detto questo, ora vi faccio vedere qualche spezzone che ha fatto Criss Angel, ovviamente non dello spettacolo, perché appena sono entrato subito hanno detto via i telefoni, via le telecamere, non si può riprendere, non si possono fare le foto, e io giustamente ho fatto una foto. Ma appena ho fatto la foto, avevo dietro, mi sono girato, mi sono trovato un energumero gigante e mi ha detto no, dammi il telefono, e ho dovuto consegnare il telefono. Giustamente, quella foto dovrei averla ancora, ma è in un altro telefono perché 7 anni ormai sono passati, quindi non ce l'ho più qui da farvi vedere. Comunque era il teatro. Poi, come vi stavo dicendo poco fa, vi faccio vedere degli spezzoni di Criss Angel che si trovano su YouTube. Vi faccio vedere pezzettini piccoli, sempre per il problema copyright, e vi faccio vedere qualche levitazione e qualche altra cosa che ha fatto. Ma detto questo, vi faccio vedere
La cosa molto particolare di Criss Angel, che è un illusionista come David Copperfield, quindi non è un mago, diciamo, da palcoscenico, palline, mazzi di carte. Io lo seguo da 10 anni e non l'ho mai visto con un mazzo di carte in mano. Ha sempre fatto cose oltre il mazzo di carte. Addirittura, prima di Believe, era molto più dark come personaggio e ad esempio scompariva una moneta, la tirava fuori dal braccio, ma non semplicemente togliendola così, proprio prendeva un taglierino, si apriva il braccio, tirava fuori la moneta insanguinata, o cose tipo la mette dalla bocca, o addirittura si è fatto appendere da un elicottero con degli ami sulla schiena e si è portato su. Poi non vi ho fatto vedere una scena perché avrei dovuto oscurare il sangue, farla in bianco e nero. Ha fatto un effetto di escapologia, come Houdini, per dire. Si è fatto appendere sopra dei coccodrilli, tutto insanguinato, i coccodrilli sotto che aprivano la bocca, lui era in alto e si doveva liberare dalla ghigliottina, che non si chiama ghigliottina ma adesso non mi viene il nome, al massimo dopo ve lo scrivo qua. E quindi ha fatto cose sempre estreme e lo adoro proprio per quello, perché ha fatto tantissimi effetti, tantissime cose diverse da altri illusionisti che potrebbero essere David Copperfield. Anche David Copperfield lievita, appare sopra una moto, eccetera eccetera, ma lui per me era molto molto particolare. Se fate un giro nel web, qualcosa riuscite a trovarlo. Poi ragazzi, io ovviamente, essendo un amante di Criss Angel, mi sono comprato questo ormai già Pasqua dell'anno scorso, l'ho fatto arrivare direttamente dall'America, non l'ho pagato tanto, ed è un kit di trucchi di magia, diciamo, per ragazzini 8 anni, ma anche per gli adulti. Non ve lo apro per un semplice motivo, perché è mezzo vuoto, perché tante cose ce le ho nella mia valigetta di quando vado a fare i compleanni, che speriamo di tornare a fare il prima possibile, quindi tante cose sono dentro là e niente. Quindi questa è la scatola di Criss Angel con dentro il suo mazzo di carte. La cosa bella è che vi faccio vedere quello che c'è dentro, è tutto logato Criss Angel. Infatti questa scatoletta ce l'ha, ok, ed è tutto logato. Ovviamente c'è il manuale di istruzioni e c'è anche un DVD, palline di spugna che ormai non sono neanche qui, e altre cose. Adesso vi faccio vedere un effetto che io trovo meraviglioso, ed è questo. Infatti vedete, anche qui c'è il logo di Criss Angel ed è uno specchio dove possiamo far trapassare una matita. La cosa bella di questo specchio è, ve la dico tra poco, vedete, è completamente rigido, sentite anche il rumore, ovunque batto è rigido. Mi basta mettere un fogliettino di carta all'interno, che ovviamente con la matita vado a bucarlo. Vedete che è bucato. Quello che vi stavo dicendo, vedete il buco? Quello che vi stavo dicendo, che io tolgo il fogliettino bucato e questo è completamente esaminabile. Ed è per questo che questo trucco, questo effetto magico, mi piace da morire, perché io lo do allo spettatore, può fare qualsiasi cosa, ma è solido e non si può bucare. Cari iscritti, spero che questo video vi sia piaciuto, diverso dal solito, spero che sia stato interessante. Ho voluto parlare di Criss Angel, questo illusionista che lavora a Las Vegas, che io sono andato a vedere in un suo spettacolo. Continuo a guardare questo bicchierino che è stupendo, ce l'ho sempre in cucina, spero che non si rompa mai, ho molta cura, ma speriamo non si rompa. E detto questo, vi ricordo le solite cose: lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto,
commentate, 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 scrivete quello che volete, se volete che porto qualche video particolare, se volete che parlo di un altro mago o cos'altro. Ma detto questo, ci vediamo in una prossima chicca, ragazzi, perché domenica ci sarà lo speciale San Valentino. Non è un giorno di uscita, perché la domenica non faccio mai uscire dei video, ma ci sarà lo speciale San Valentino. Quindi domenica 14 febbraio non perdetevi il video di San Valentino. Ciao ragazzi!